tutta la riqualificazione del controviale, dei controviali, ma anche della carreggiata, che appunto va dal cavalcavia sino all'innesto di via Dante Alighieri. Quello sarà terminato per metà maggio. Siamo già partiti invece anche col waterfront, come potete vedere. C'è stato un ritardo legato a un tipo di approfondimento, di indagine rispetto alla tipologia di lavorazione da farsi. Ma questo ritardo poi si è risolto e superato perché siamo già al lavoro, sia nell'area dell'anfiteatro Rassa, dove realizzeremo una nuova pavimentazione e una gradonata, che in quella che è l'area invece davanti il Cristallo, che appunto diventerà una nuova area piazza. Con la fontana che è scenografica, il discorso del bosco urbano e tutto un nuovo sistema di pavimentazione che è prospiciente alle attività. Bene, l'unico pezzo di questo cantiere che oggi non è partito è quello davanti alle attività. Per dei motivi ben precisi. I motivi sono semplici. Il primo è che quando abbiamo lavorato il progetto di Viale Battisti, che doveva dialogare inevitabilmente e collegarsi, in un primo tempo si era pensato di non mettere separatamente la ciclabile, cosa che invece abbiamo aggiunto in questo secondo tempo, quindi quel pezzettino, pur diventando a senso unico, quindi ripeto, è il pezzo che è davanti alle attività commerciali, che si innesta da via Dante Alighieri e si affaccia a quello che è lo spazio del Cristallo. Quel pezzo diventerà a senso unico e quindi per dargli una continuità da Viale Battisti e un senso d'ordine abbiamo contemplato anche il discorso della ciclabile, previsto l'attraversamento, la carreggiata che appunto ospiterà il passaggio di auto, grandi mezzi, barche e carri del carnevale, perché era questa l'idea originale e così rimane, e nello stesso tempo invece l'ampliamento di quel sistema piazza che doveva andare a favorire anche tutto quello che è il discorso della passeggiata, di una migliore vivibilità. Non è cambiato niente se non che pur sollecitando la nautica e aver sottoposto ai progettisti questa necessità, c'è stato un forte ritardo rispetto a quelle che sono state delle osservazioni che sono arrivate in ritardo, ma sono state recepite e stiamo già lavorando alle osservazioni poste, che di fatto modificheranno non in maniera sostanziale il progetto, anzi, di fatto non lo modificheranno proprio, mi sento di dire, se non diciamo in quello che poi è l'innesto con Viale Adriatico, garantendo la stessa fruibilità, mettendo in sicurezza quello che naturalmente è tutto un discorso di imbarcazioni che sappiamo bene quanto sono preziose e quanto è prezioso il loro lavoro per la nostra città e quindi salvaguardando tutti. L'obiettivo è il discorso dell'anfiteatro Rastatt e il giardino prospiciente al Cristallo, entro l'estate dovranno essere pronti. Se tutto questo sarà possibile anche in questo innesto di strada, e stiamo cercando di valutarlo proprio in queste ore, partiremo con i lavori e faremo anche questo, altrimenti questo per non andare a disturbare né le attività né la stagione che è alle porte, eventualmente si partirà successivamente a settembre. Non è mancanza di organizzazione, badate bene. In 2 anni, dal 2023 al 2024, questo comune ha la bellezza di 100 progetti in campo che oggi non sono riusciti tutti ancora a partire, ma avverranno anche nei prossimi mesi tanti, proprio perché la mole di lavoro è tantissima e molte volte i progetti subiscono delle modifiche, ma mai e poi mai escludo proprio l'assenteismo da parte di una struttura dove i tecnici mettono il cuore oltre l'ostacolo. Questo ci tengo sempre a dirlo perché io ci tengo a difendere veramente tantissimo tutto il grande operato e lo sforzo che questa macchina pubblica oggi sta facendo per la nostra città.